Ecco Moreno Longo, che anche lui è uno di quelli a cui ho fatto un esame, perché un paio, perché anche ho fatto il UEFA Pro, ne parlavamo ieri sera, insomma 4-5 anni fa ho concluso l'UEFA Pro. Come? Il Pippo Baudo del calcio. Sì. Lo troviamo ovunque. L'ho inventato io. L'ho inventato io. No, dopo chi l'ha inventato arriva dopo, perché è Renzo Olivieri che di fatto è il direttore della scuola ed è colui che veramente le ha viste tutte, perché al di là dell'età, quindi essendo anche più come si dice, più grande, essendo più grande è chiaro che ha una grandissima esperienza. Comunque, detto questo, Moreno Longo, eccolo qua, in realtà lui doveva venire l'anno scorso, poi l'anno scorso c'è stato un problema, non era sicuro perché poteva essere impegnato con la sua società, andare in giro, ti ricordi, andare in giro a vedere i ritiri, quindi correttamente mi ha detto non posso darti la disponibilità, però è arrivato quest'anno, ha portato i suoi collaboratori con i quali, farà sia una parte in aula che poi una parte pratica in campo. Nel passaggio facciamo la foto, quindi il trasferimento vediamo di farlo abbastanza velocemente, perché quando si fa la foto, dopo se manca uno che dov'è, perché era in bagno, è successo anche questo, dopo diventa problematico rifare la foto, ci rimette chi non è presente, quindi cercate nel trasferimento di essere abbastanza rapidi, perché dobbiamo organizzarci, dobbiamo mettersi a posto. Lo dirò anche in quel momento lì, quando si fa la foto, no capellini, no cose al tracollo. Chi ha i pantaloncini bianchi si deve mettere nelle prime file, così almeno c'è un'uniformità di pantaloncino, poi invece chi ha altri pantaloncini può stare dietro dove le gambe non si vedono. Basta, ho finito. Moreno, a te, grazie. Grazie a te, Ferro. Buongiorno a tutti. Faccio una piccola premessa prima di introdurvi quello che sarà l'argomento che mi è stato chiesto di presentare. Come avete visto, io ieri ero qua, ma non a caso, perché ero qua perché mi piace essere lì come siete voi oggi, per ascoltare, per poter apprendere, perché la curiosità non è solo vostra, ma è anche nostra. Io sono cresciuto e parto da quelle sedie lì, perché ho smesso di giocare 13 anni fa, ho cominciato ad allenare da 12, arrivo dai dilettanti, ho fatto tutte le categorie del settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Quindi il mio formamentis parte dallo studio fatto proprio su quelle sedie ascoltando gli altri. Quindi noi ieri siamo venuti un giorno prima non perché ci è stato richiesto, perché era una cosa nostra che volevamo mettere a disposizione della nostra possibilità di confronto e di aggiornamento.